e non potevamo mancare neanche a Italia Vacanze 2024, Parco Esposizione di Novegoro a Milano. Ovviamente anche, in realtà già un po' una parola così, perché questa è la prima fiera, la prima esposizione del 2024 in Italia, dove si possono vedere tantissimi mezzi di tutte le tipologie, perché si spazia, cerchiamo di fare un giro tra le corsie, si spazia dai minivan, ai van, ai motorhome, i semi-integrali, i mansardati, ci sono anche le caravan, ce n'è veramente per ogni gusto, ma non solo, perché è un'eccellente occasione. Oggi è venerdì 8 marzo, festa della donna, primo giorno di apertura, ma ce n'è ancora sia domani sabato che domenica. Dicevo, ci sono anche diverse conferenze, si possono approfondire tanti argomenti. Sul sito web ci sono ovviamente tutte le informazioni del caso, si possono trovare anche diversi gruppi di associazioni, informazioni dove recuperare appunto un po' di informazioni per chi si sta avvicinando al mondo del camper, ma anche per chi è esperto. Ovviamente il target del mio canale è ovviamente rivolto a persone che si stanno avvicinando al mondo del camper. E da dov'è che potremmo mai iniziare questo excursus per farvi vedere un po' quello che c'è? Camping Sport Magenta, che chiaramente qui è presente con tutti i suoi mezzi, ovvero i diversi mezzi che vi ho fatto già vedere nel corso degli ultimi video che ho postato. Li potete vedere qua, li potete toccare, li potete guardare, ma soprattutto c'è tutta la loro consulenza. E vabbè, il primo a caso, l'Imer Free S600, si possono acquistare con chiaramente dei prezzi agevolati, con delle promozioni, insomma dipende poi dal caso, ma consiglio che ti do è quello di venire qua e parlare con le persone. Quindi qui loro, trovate persone come lui di Camping Sport Magenta, che vi faranno vedere tutti i camper che ci sono e vi aiuteranno a trovare quello più adatto alle vostre esigenze, chiaramente a quello che sarà poi l'ambito di utilizzo cui ne farete, ma soprattutto potete scegliere in base anche a quante persone siete in famiglia, a quante persone viaggeranno. E allora approfittiamo, intanto che stiamo facendo una passeggiata qua in fiera, per cercare di capire. Intanto qui siamo vicino all'aeroporto di Linate, c'è Massimiliano che salutiamo, ciao. E dicevo, facciamo un giro, iniziamo a vedere quello che c'è chiaramente non solo in Camping Sport Magenta, ma in questo video cerchiamo di capire per chi soprattutto ha intenzione di comprare un camper ma non sa ancora bene cosa scegliere, non sa ancora bene su che cosa orientarsi. Ci faremo delle domande, ci daremo delle risposte guardando proprio i mezzi che ci sono esposti. Chiaramente, dicevo, ci troviamo a Novegro, per cui per chi viene a visitare l'esposizione troverà, oltre al Camping Sport Magenta, ad esempio Monza Camper, che si trova dalle parti di Lissone o giù di lì, comunque siamo sempre nell'area nord, ognuno con la propria proposta. E quindi, viaggio in van, partiamo da alcune informazioni riguardo proprio il van. Quindi se hai deciso di acquistare un van, se pensi di acquistare un van, probabilmente potresti orientarti su un minivan o un van. I minivan sono quei camper dalle dimensioni decisamente compatte, molto ridotte, che tendenzialmente non hanno un vero e proprio bagno. Hanno sempre il tetto a soffietto, che garantisce chiaramente due posti letto aggiuntivi rispetto a quelli che si ricavano sui sedili di viaggio, sulla panchetta di viaggio. C'è anche gira camper, che è Origgio, quindi a Varese, e queste sono ad esempio le proposte dei minivan. Quindi sono dei veicoli polifunzionali che sono adatti
per viaggiare in città, per da utilizzare come macchine. Andiamo a fare anche un po' di luce con i posti anteriori, con la panchetta posteriore e con un allestimento abbastanza variabile, come in questo caso una camp box posteriore che ci offre una piastra di cottura a induzione, lo spazio probabilmente per portare e trasportare degli oggetti, a volte abbiamo anche a disposizione un frigorifero e insomma, gli allestimenti qui sono molto molto variabili. Questo potrebbe essere un punto di partenza. Qui vediamo un altro allestimento sempre su Panama, questo su Ford è il Panama U10, quindi molto semplice, molto elementare in questo caso rispetto a questo ad esempio. Quindi sono dei modelli di partenza che possono andarci bene se non abbiamo particolari esigenze a livello abitativo. Chiaramente lo spazio a bordo è abbastanza piccolo, abbastanza ridotto, perché non siamo ovviamente su un van, anche magari di quelli passo attraverso la tenda da 5,40 m, ma abbiamo anche soluzioni di questo tipo, ovvero con sempre la panchetta a fronte marcia che fungerà anche da letto, c'è il tavolo, ci sono i due sedili girevoli anteriori e in questo caso abbiamo nella parte posteriore del mobilio vero e proprio che ci consente di avere una cucina, ci consente di avere un lavello e diversi spazi di stivaggio un pochino più ampi. Qui magari la vediamo meglio sempre su un Panama, quindi abbiamo armadietti, abbiamo impianto elettrico, abbiamo gli spazi di stivaggio anche sotto al sedile, sotto alla seduta, ma soprattutto abbiamo a disposizione anche uno spazio dove poter inserire una bombola del gas proprio per poter cucinare e talvolta anche per poter scaldare l'acqua, che è una cosa decisamente importante. Chiaramente il compromesso di poter scegliere di viaggiare su un mezzo di questo tipo, oltre alla dimensione, chiaramente allo spazio abitativo interno, c'è il fatto che ci mancano sicuramente alcuni elementi tipici dei van. E quindi puoi iniziare a prendere in considerazione questa tipologia di mezzo se non hai esigenze particolari a livello di spazio abitativo interno, rosso fuoco. E soprattutto se vuoi utilizzare questo veicolo anche nell'uso quotidiano in città, piuttosto che per magari una breve, una rapida gita fuori casa. L'evoluzione naturale successiva rispetto al minivan è rappresentata proprio dal van, ovvero la prima vera forma di camperizzazione. Quindi van, chiaramente ne abbiamo visti tantissimi sul canale, sono tutti basati su meccanica, 90% dei casi su meccanica Fiat Ducato piuttosto che Citroen Jumper, piuttosto che Peugeot Boxer. Qua rivediamo il V114 S Start di Challenger. Tanto magari qua sotto, se mi ricordo, vi metto anche il link a tutti i video speciali specifici dedicati a questi mezzi qua. Allora, cos'ha di diverso un van? Beh, anzitutto lo spazio abitativo a bordo, che è certamente maggiore rispetto a un minivan. Intanto proseguo la mia passeggiata così vedo se troviamo qualcosa di particolare che non abbiamo ancora visto e ve lo faccio vedere. Dicevo, è lo spazio abitativo a bordo che sicuramente aumenta, il fatto di avere un vero letto di coda, ma soprattutto abbiamo il bagno, quindi uno spazio dove potersi dedicare all'igiene, alla doccia, ma soprattutto ai propri bisogni. Insomma, ci siamo capiti. E ovviamente aumenta, diamo un'occhiata da dietro così che si vede molto meglio
lo spazio abitativo, l'altezza interna, chiaramente una persona fino a 1,90 m, 1,90 m e qualche centimetro ci può stare tranquillamente senza nessun problema. Abbiamo un sistema di coibentazione che certamente è migliore rispetto a un minivan e una finitura di arredo interno decisamente più gradevole. Come abbiamo visto sempre in tanti video, tendenzialmente blocco cucina, la zona giorno e il letto in coda di tipo trasversale nei 5,40 m e nei 5,99 m sono elementi sempre pronti, quindi abbiamo sempre a disposizione delle zone separate dove poter soggiornare e fare cose. Qui abbiamo già la possibilità di scegliere fra le tre misure, quelle più canoniche, il 5,40, il 5,99 e il 600 centimetri, 636. 5,40, 5,99, 6,36. Difficile andare a vedere. Andiamo di qua, facciamo un giro da quest'altra parte perché qua ci sono dei mezzi sicuramente più interessanti da vedere. Sono quelli, questo qui sono quelli di Autorön. Sì, esatto, perché c'è il Violet. Questo qui è un'altra robina molto molto interessante che avevamo visto già a Parma. Dicevo, quindi spazio abitativo interno più grande, un sistema di riscaldamento migliore, perché certamente anche il minivan ha un riscaldamento tendenzialmente opzionale, ma si può sempre avere, e quindi iniziamo a sfruttare il mezzo anche durante tutto l'anno. Guardate il Violet ad esempio che cosa si è inventato. Questo è sul Violet, quindi di Autorön. Il letto posteriore si può rialzare, si può regolare in altezza, recuperando quindi uno spazio di carico dietro molto interessante. Qua ci sta una bici da adulto, ruote da 27,5, insomma quelle classiche intere, chiaramente andrà poi fissata adeguatamente, ma loro poi si sono inventati un sistema con un altro spazio di netto qua dietro dove poter lavorare. Tenete conto che il Violet è un mezzo particolare che si entra di qua, nasce proprio per chi del lavoro fa il viaggio, del viaggio fa il lavoro, cioè è proprio indicato per chi si muove, per chi viaggia. Qui abbiamo un altro esempio, questo è un Westfalia ad esempio. Ora, certamente questi sono mezzi che vengono riccamente personalizzati, che vengono costruiti sfruttando tutto lo spazio che c'è interno, ma ad esempio guardiamo un'altra interpretazione di un minivan, dove qui dietro abbiamo un vero e proprio bagno, una vera e propria area dove poter fare la doccia, un frigorifero seppur piccolo, un blocco cucina, insomma è tutto in stile come nei van sostanzialmente, ma lo spazio è decisamente un pochino più ridotto. Qua ad esempio si vede come tutta la parte di panchetta posteriore, quindi quella che offre i due sedili, due posti di viaggio, viene distesa a formare i due posti letto, mentre gli altri due posti letto sono sempre sul tetto a soffietto, che oltre ad offrire l'altezza interna per stare in piedi, perché vedete che la parte inferiore si solleva, ci permette appunto poi di ricavare all'occorrenza il letto per poter dormire. Quindi un equipaggio di 4 persone può dormire e viaggiare tranquillamente su un mezzo che tendenzialmente è lungo dai 5 metri ai 5,50 m, dipende insomma se questo qui è un allestimento Volkswagen, sono tipicamente sui Ford Transit Custom che ci permettono di arrivare fino a poco oltre i 5 metri. Qui ad esempio vediamo il Cross Camp che vi ho fatto vedere, ho registrato un video specifico e dedicato a questo mezzo, che è uno di quelli che a me piace di più, perché all'interno è decisamente molto ben sfruttato, riccamente dotato di armadietti, c'è il riscaldamento, qui ce l'abbiamo la luce oggi, ok, c'è il suo riscaldamento, ce n'è uno di qua e uno di qua,
di bocchette, c'è una panchetta che può essere inclinata senza andare a cocciare la testa, che può essere inclinata, ad esempio, cioè sono veicoli polifunzionali, quindi possono essere usati in tanti modi diversi. Ripeto, si paga lo scotto dello spazio abitativo interno, ecco perché poi tendenzialmente ci si rivolge un van. Ad esempio, c'è anche RDN, che è un grandissimo concessionario, è nella Bergamasca, sconto 15%, maxi offerta, quindi questa è appunto una delle occasioni che si possono cogliere per venire qui in Italia Vacanze e trovare quindi il mezzo pronta consegna, soprattutto perché la cosa interessante è trovare appunto il mezzo che fa per voi e che sia pronto per l'estate che si sta avvicinando. Adesso poi però giro un attimo la telecamera perché ti faccio vedere una roba strepitosa. Ma cosa c'è? Questa è veramente tantissima roba. Chiaramente non si può salire, ma anche se prima di salire sul veicolo si spiega di volgere. Allora, questo te lo faccio vedere giusto perché è una sciccheria di Imer pazzesca. Qua veramente devi avere un capitale incredibile da investire, altro che van, ma visto che è la prima volta che lo vedo, il Venture S è veramente un mezzo stratosferico, cioè a parte la sua altezza, a parte questo tetto sollevabile meraviglioso, allora la cosa figa di questo mezzo è questa rampetta di scale, quindi altro che scaletta in alluminio che si appoggia su, ed è veramente impressionante. Ma torniamo alla realtà, io sono iper sorridente perché per un attimo ho sognato guardando questo fantastico, e potrei definirlo un van perché alla fine questo rientra, non è proprio un van, insomma è una cosa a sé stante. E dicevo, le interpretazioni dei van, la cosa molto bella, molto interessante è che sono veramente tantissime. Questo è ad esempio un pezzo che non ho mai visto, questo è un Bravia Mobile Swan 599 su meccanica Citroen 2240 cavalli. È chiaro che la pianta è sempre quella, cioè i sedili anteriori che diventano poi due sedili per la semidinette con la panchetta contrapposta, o comunque insomma diventa poi parte della zona living, il blocco cucina che è sempre messo in questa parte, il bagno e la zona letto. Ognuno poi interpreta i materiali, i legni, c'è chi mette il frigorifero in testa, chi lo mette a colonna come in questo caso, ma qui va poi a interpretazione. Quello che conta capire e chiedersi è che tipo di uso ne devo fare io del mezzo, ma soprattutto quanto spazio voglio all'interno. E se siamo già orientati sul van, la differenza fra un 540, un 599 e un 636 inizia a essere importante e fondamentale. Qui sul 599, ad esempio, a fronte di un 540, dove guadagniamo molto è nella zona posteriore del letto, quindi guadagniamo un letto un po' più ampio e un po' di spazio in più in dinette, perché quello che dovrete certamente tenere presente e osservare è lo spazio tra il tavolo, quindi la gamba del tavolo e la panchetta, perché è quello che poi rende tutta questa zona molto più confortevole. Questa è un'altra bellissima interpretazione, sempre un Bravia Mobile Swan 599, sempre su meccanica Peugeot. Ci sono altri colori dell'arredo, del mobilio interno rispetto a quello che abbiamo visto poco fa. E con questo finisce la prima parte del video di presentazione di Italia Vacanze 2024, ma soprattutto con le prime informazioni che potrebbero servirti per orientarti nella scelta del camper giusto per te. Ovviamente la cosa migliore sarebbe venire in una fiera, hai ancora tempo per venire qua e cercare di trovare anche magari l'affare o il camper più adatto, perché qua di fatto si possono anche acquistare i camper, quindi provi proprio il modello adatto a te.
Nel prossimo video invece andiamo a capire meglio quali sono le dotazioni più o meno standard che puoi trovare in un camper o che potresti acquistare come optional in pacchetto. Da Marco Viaggio in Van è tutto, al prossimo video, ciao!